Erano due amici, complici nel loro lavoro, perché si completavano entrambi. Johnny Falcone era capace di lavorare 48 ore su 48 e mio marito, per esempio, aveva una memoria anormale di ferro da sostituire il computer. C'era una complicità tra di loro, un tandem sentire nel campo del lavoro che era unico. La fortuna di un uomo è avere il fanciullino dentro di noi, sempre vivo. Lui era felice quando la mattina si alzava e vedeva la pianta del suo balcone fiorita. Era felice delle cose più semplici. Era un tipo francescano e si considerava un pellegrino sulla terra. Una volontà e una fede immensa. Immensa, una voglia di fare, era consapevole delle sue capacità e voleva al massimo sfruttare i suoi talenti, cosa che ha fatto nel rispetto sempre dell'essere umano. Questa sua forza d'animo si poteva distruggere solo col tritolo e con nessun'altra cosa. Lui ha avuto un'abilità di emozionare tutti, buoni e cattivi, volenterosi e non. Un'emozione che viene fuori dal profondo del cuore è quasi istintiva. Ho ricevuto affetto da persone povere, sconosciute, non dai potenti, soltanto per dire, o da parte delle istituzioni. Io ho conosciuto mio marito di più dopo la sua morte che quando era in vita, attraverso la gente, gli italiani, i siciliani, magari non tutti, ma la maggior parte lo hanno reso immortale. È forse l'unica consolazione che ci resta.